Ogni ho ragazzi, sono il Time Thief Max e bentornati in questo nuovissimo video di Ogni ho Gaming Tonight. Che cosa stai dicendo? Sono le 23:20 di notte e io sono 23:15 e 16 e ho 5 ore di sonno in una settimana. Sto morendo. Vai a dormire, che cazzo ci stai a fare con me? Vabbè, in ogni caso, ciao a tutti ragazzi, sono Magic Gaming Tonight e oggi siamo qui su una tier list diversa. Abbiamo deciso di, cioè io ho deciso di non beccarmi il flame soltanto sulle tier list del gioco di Yu-Gi-Oh! Il flame li faccio partire io. Ma ho deciso di beccarmi anche su altri argomenti il flame, perché tanto come la fai la tier list, comunque ci sarà del flame, perché la gente... Aspetta, ma ci sono io. E quindi la gente non si azzarderà a flammare, perché lo sa che contro un mafioso rompergli le palle è solamente un male. Quindi tranquillo, non avrai nessuno che ti romperà le palle. Ok, va bene, spero che sia così, ma non sarà mai così nella vita. Allora, abbiamo recuperato... demonizzato. Anche. Abbiamo recuperato 38 anime, diteci cosa volete, cioè tier list su cosa volete, su waifu, su altri anime, scriveteci gli anime qua sotto nei commenti, su sono manga, su e loli. Sui film, sulle loli, che schifo le loli, niente. Non che schifo, mi piace. Ci siamo presi questi 38 anime perché il video deve essere relativamente corto, massimo 15 minuti. Direi di cominciare. Il primo anime, guarda tu che caso strano, è JoJo. Abbiamo diverse tier list. Abbiamo dalla peggiore, che è Beppe, e chi è già del canale sa perfettamente che Beppe è ritenuto merda. È cringe. TVB Beppe. Poi c'è la tier list C, B, no. A, S e poi c'è la tier list best anime, dove al massimo ce ne mettiamo due. JoJo, parto io o parti tu? Parto io perché sono un grandissimo fan di JoJo, adoro questo anime, quindi lo metterei in S, perché a me piace, è troppo bello. Allora, io sono circondato da gente che adora JoJo, mi sono visto i primi due episodi, devo dire promette bene l'anime, e quindi di conseguenza io sulla fiducia vado a seguire quello che dice Fabio, gli do una S, perché vabbè, ci sta che piaccia. JoJo o ti piace, ti conquista oppure ti farà cagare. E non è l'unico con questo criterio qua dentro. Prossimo, Sword Art Online. Allora, abbiamo deciso di prendere gli anime e non suddividerli per serie. Faremo una media. Faremo una media delle serie, di tutte le serie dell'anime, e poi lo piazzeremo. Allora, su Sword Art Online penso di potermi esprimere per primo. Bellissimo, secondo me è molto bello Sword Art Online, sia la novel che l'anime. Io gli darei una A secca, sinceramente. Concordo con te, secondo me ci sta. Prima serie molto bella, Major Rosario fantastica. A me è piaciuta anche quella intermedia dove giocano alle sparatorie, giocano a Call of Duty. Bella, assolutamente. Fate Zero, qua mi devo basare su di te. L'anime è carino, non è stato uno dei miei preferiti, diciamo. Non lo metterei a livello di JoJo, lo metterei un po' più in basso e non mi è neanche tanto piaciuto come Sword Art Online, quindi lo metterei B. È un anime molto bello, cioè alcuni può piacere mai di più di quanto mi è piaciuto a me, però non è da buttare, diciamo. Lo lascio B sulla fiducia perché io non l'ho visto, lo recupererò prima o poi, ma va bene. Prossimo, My Hero Academia. Allora, My Hero Academia, diciamo che è uscito quando stava finendo Naruto, quindi ha preso un pochettino tutte quelle persone a cui è piaciuto Naruto e volevano un altro shonen. Diciamo che My Hero Academia è molto bello. Se è piaciuto Naruto, sicuramente a molte persone
piacerà anche My Hero Academia. A me Naruto è piaciuto il giusto, quindi anche My Hero Academia. Secondo me My Hero Academia è da A, se non S. Io lo metterei in A perché un po' troppo. È una bellissima serie, è molto molto figo, ha pure un incipit molto bello. Poi prossimo One Punch. One Punch, io lo metterei in S. È troppo One Punch è troppo bello. È fantastico One Punch, sarcastico, ironico, stupendo. Veramente non ho... Protagonista dei più forti mai creati. È OP, va bene. Prossimo, Elfen Lied, a livello Beppe, una merda totale, fa schifo. Concordo. Sangue, è splatter con tette, statizia che ammazza... Vabbè, lasciamo perdere, Marco Merino l'ha descritto molto meglio di me, Elfen Lied. Una merda assoluta. Gintama. Allora, Gintama a me è piaciuto abbastanza, non è uno dei miei anime preferiti a livello di Jojo, solo un anime è anche sopra Jojo, per questo poi l'abbiamo scelto, e secondo me io ci darei un A sulla figura, cioè poi non so i tuoi gusti. Io non lo conosco molto, quindi mi baso su di te, li lasciamo a pace. A o B, però... Vabbè, allora, se lo mettiamo A, lo mettiamo a livello di My Hero Academia e... GMPP. Va bene B, dai. Va bene B. Lupin. Lupin è bello, però secondo me gli anni li soffre abbastanza. Poi la serie nuova non ho minimamente vista. Allora, io l'ho viste quasi tutte, quelle più nuove ma non le ho viste. Sicuramente soffre per gli anni, sta come anime, io la metterei almeno in B se non in A, però A forse un po' troppo. No, Lupin in A è esagerato, secondo me B ci sta tranquillamente. Adesso su questo avremo delle opinioni molto discordanti. Death Note. Parto io. Secondo me Death Note è bellissimo, sia manga che anime, stupendo. Ok che magari è inflazionato, molta gente dice stupendo senza magari conoscere gran parte del reparto anime o manga, o una buona parte, insomma, cioè magari quella gente ha visto Death Note e poca altra roba mainstream. Però ragazzi, Death Note è bello, ti mette addosso una pressione e ti appassiona fin da subito, secondo me. Poi, ovvio, ti deve piacere lo stesso genere. Io lo metterei in S. Tu, invece... Allora, a me personalmente non è piaciuto come magari un altro anime, che poi vedremo, o come Jojo, però per gusti personali. Però neanche lo definirei Beppe, diciamo. Devo riconoscere che perlomeno non è una merda totale. Quindi lo metterei in B o in A. Allora facciamo, dato che tu lo metteresti in B o in S, tagliamo a testa d'altura, lo mettiamo in A, dato che è la media tra i due voti, quindi ci sta assolutamente. Prossimo, Evangelion. Bello, robottoni. Robottoni piacciono. Evangelion è molto bello. Anche Eva Bridge, anche esso comunque pesano gli anni, lo metterei in B. Sì, Eva si merita la B, non sotto, è bello come anime, ma è bello, sì, bella come serie, però subisce il peso degli anni. Sì, in B sono comunque tutti gli anime, comunque sono belli. Non sì, la C e Beppe fanno... La C sono accettabili, Beppe fanno cagare proprio. Senseiya... Qua mi affido a te. Allora... Non mi ha mai fatto impazzire più di tanto, però devo ammettere che la serie è bella a tutti gli effetti. È un problema mio il fatto che i Cavalieri dello Zodiaco non mi faccia impazzire, lo ammetto. Io sinceramente lo metterei in C, però effettivamente bisogna riconoscere che c'è della qualità dietro i Cavalieri dello Zodiaco, quindi lo metterei in B, perché effettivamente non si può andare sotto, anche se... A me non ha fatto impazzire più di tanto. Sì, io non l'ho visto tutto, ho visto qualche episodio.
Cioè, fulmine di Pegasus poi, ragazzi. Anche perché comunque è molto vecchio. Ok, Dragon Ball. Allora, qua dobbiamo fare un miscuglio tra tutte le Qua. serie. Infatti. C'è un problema su Dragon Ball, perché la prima serie a me l'ho trovata molto bella, però non a livello di Z. Z è bellissima. GT A mi me. è piaciuta, anche se non è canonica a tutti gli effetti, secondo me è bella come serie, eccetto la prima parte è inguardabile. Supera degli alti e bassi, più bassi che alti. È anche vero che è un pochino esaltato come anime, come serie Dragon Ball. Io lo butterei in A o in B al massimo. Allora, secondo me le tre migliori, una di quelle che ho visto io, sono la prima stagione, quindi Goku Bambino, e GT anche, mi è piaciuto abbastanza. Goku bambino di nuovo. Troppo Ti bello. piacciono i bambini, Fabio? Sì. Dragon Ball Z, carino, non la mia preferita. Dragon Ball Super, carina, ma non la mia preferita. Invece poi ho visto anche Super Heroes, che penso l'ultima uscita, che non mi è dispiaciuta, anzi devo dire la verità, mi è piaciuta abbastanza, però lo metterei in A per la sua importanza, per lo più. Sì, a Dragon Ball effettivamente va messo in A perché è Dragon Ball più che altro. Sì, infatti. Infatti Hunter x Hunter. Hunter x Hunter a me fa schifo. Non ce la faccio. Non mi piace. Non dico di metterlo a livello Beppe, però io lo metterei in C, sinceramente. io lo metterei invece in A. Mi è piaciuto molto Hunter x Hunter, quindi se dobbiamo fare una media, B. Sì. Alla fine B, vabbè, ci È sta. accettabile, sì. È un bell'anime. Sì, a me non ha fatto impazzire, però ci sta alla fine, dai. Prima serie orribile, però vabbè. Pokémon C, nulla da dire, sempre uguale. Per carità, il Pokémon è la mia serie preferita di sempre. C di giochi, ho tutto di Pokémon. Ma l'anime ha delle serie alte tipo XY, XYZ, ma bassissimi anche tipo bianco e nero. Minchia, allora aspetta. Bianco e Nero è stata una delle mie serie preferite, in realtà, per l'introduzione di alcuni Pokémon che sono esplositivi e nient'altro. Il punto è, te lo accetto, mi va bene che me lo metti come una delle serie preferite nel gioco. Nell'anime è una merda. I Sì, l'anime personaggi non è sono stato bello. piatti. Beyblade non è mai piaciuto, raga. Io sono nato prima ancora che con Yu-Gi-Oh! Con Beyblade e vabbè con Dragon Ball ovviamente. Letteralmente io mi è sempre piaciuto Beyblade, sia l'anime che anche letteralmente Beyblade in forma fisica, perché giocavo con i miei amici quando ero piccolo. Personalmente l'anime non è che sia chissà che cosa, però alcune serie tipo Beyblade Burst, Che è proprio l'immagine che ho preso, Brave Burst. la migliore secondo me, o anche Metal Fusion è comunque molto bella. Io lo metterei in B. Io Beyblade lo metterei in C. Vabbè, dai, mi fido di te, lo metto B anche se secondo me non è nulla di che alla Sì, anche fine. una parte per importanza nella mia creazione, diciamo, quindi di un essere antidappato. Vabbè, questo da mettere in Beppe, Fairy Tail. No, allora io lo metterei in B. A me è piaciuto Fairy A me fa cagare Fairy Tail. Tail. Forse non mi è piaciuto più tanto, però neanche da metterlo in Beppe, diciamo. Vabbè, dai, Comunque, facciamoci. sì, diciamo che poi la classifica è tutta soggettiva, quello che ci piace o non ci piace. Digimon, serie bella secondo me. Non è Ma da A, come? non è Ma da A, come? lo metterei in B. Tu lo metteresti in Io Beppe? non mi è piaciuto mai, come mai dici?
è bruttissimo. Lo ficchiamo in C, perché io lo metterei in B, tu in Beppe, lo ficchiamo in C. Vabbè, ci sta, a livello di Pokémon alla fine. Sì. Digimon ficcato rovinosamente in C. Prossimo, Steins Gate. Lascio a te la parola. Mi è piaciuto, ma non a livello di molti altri che ho messo in A o in S, quindi lo metterei in B. Ok, va bene, ci sta. Alla fine B è comunque positivo.